Dio Padre si è degnato di concederci nel cuore di Suo Figlio infinitos di lectionis tesauros, tesori inesauribili di amore, di misericordia, di tenerezza. Per convincerci dell'evidenza dell'amore di Dio, che non solo ascolta le nostre preghiere, ma le previene, basta seguire il ragionamento di San Paolo. Egli, che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà ogni cosa insieme con Lui? La grazia rinnova l'uomo dall'interno e lo converte, da peccatore e ribelle in servo buono e fedele. E fonte di ogni grazia è l'amore che Dio nutre per noi e che Egli stesso ci ha rivelato, non soltanto con le parole, ma con i fatti. L'amore divino fa sì che la seconda persona della Santissima Trinità, il verbo figlio di Dio Padre, prenda la nostra carne, e cioè la nostra condizione umana, eccetto il peccato. E il verbo, parola di Dio, è Verbum Spirans Amorem, la parola dalla quale procede l'amore. L'amore ci si rivela nell'incarnazione, nel cammino redentore di Gesù Cristo sulla nostra terra, fino al sacrificio supremo della croce. E sulla croce si manifesta con un nuovo segno. Uno dei soldati gli colpì il costato con la lancia e subito ne uscì sangue ed acqua. Acqua e sangue di Gesù che ci parlano di una donazione realizzata sino in fondo, sino al consummatum est. Tutto è compiuto per amore. Nella festa di oggi, considerando ancora una volta i misteri centrali della nostra fede, ci meravigliamo del modo in cui le realtà più profonde, l'amore di Dio Padre che dona il figlio e l'amore del figlio che cammina sereno verso il Calvario, si traducano in gesti così alla portata degli uomini. Dio non si rivolge a noi in atteggiamento di potenza e di dominio, viene a noi assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini. Gesù non si mostra mai lontano o altezzoso, anche se nei suoi anni di predicazione lo vediamo a volte indignato e addolorato per la malvagità degli uomini. Ma se facciamo attenzione, vediamo subito che il suo sdegno e la sua ira nascono dall'amore sono un ulteriore invito a uscire dall'infedeltà e dal peccato. Forse che io ho piacere della morte del malvagio, dice il Signore Dio, o non piuttosto che desista dalla sua condotta e viva. Queste parole ci spiegano tutta la vita di Cristo e ci fanno comprendere perché si è presentato a noi con un cuore di carne, con un cuore come il nostro, sicura prova di amore e testimonianza costante del mistero inenarrabile della carità divina. Conoscere il cuore di Cristo. Non posso fare a meno di confidarvi una cosa che mi fa soffrire e mi spinge ad agire. Pensare agli uomini che ancora non conoscono Cristo, che non riescono ancora a intuire la profondità del tesoro che ci attende nel cielo e che camminano sulla terra come ciechi, inseguendo una gioia della quale ignorano il vero volto, o perdendosi per strade che li allontanano dall'autentica felicità. Capisco bene ciò che l'apostolo Paolo dovette provare quella notte nella città di Troade, quando in sogno ebbe una visione. Gli stava davanti un Macedone e lo supplicava. Passa in Macedonia e aiutaci. Dopo che ebbe avuto questa visione, subito cercammo, Paolo e Timoteo, di partire per la Macedonia, ritenendo che Dio ci aveva chiamati ad annunciarvi la parola del Signore. Non sentite anche voi che Dio ci chiama? che ci urge per mezzo di tutto ciò che accade attorno a noi a proclamare la buona novella della venuta di Gesù ma a volte noi cristiani rimpiccioliamo la nostra vocazione cadiamo nella superficialità perdiamo il tempo in dispute e contese o peggio ancora non manca chi si scandalizza falsamente per il modo in cui alcuni vivono certi aspetti della fede o determinate devozioni e invece di aprir nuove strade sforzandosi essi stessi di viverle nella maniera che ritengono retta, si dedicano a criticare e a distruggere. Certamente possono verificarsi, e di fatto si verificano, delle manchevolezze nella vita dei cristiani. Ma ciò che importa non siamo noi con le nostre miserie. L'unica cosa che conta è lui, Gesù. È di Cristo che dobbiamo parlare, non di noi stessi. Queste riflessioni mi vengono suggerite da alcune voci intorno a una supposta crisi della devozione al sacro cuore di Gesù. Tale crisi non esiste. La vera devozione è stata ed è tuttora un atteggiamento vivo, pieno di senso umano e di senso soprannaturale. I suoi frutti sono, ieri come oggi, frutti saporosi di conversione e di donazione, di compimento della volontà di Dio, di penetrazione amorosa dei misteri della Redenzione. Cosa ben diversa sono invece le manifestazioni di certo sentimentalismo inefficace, carente di dottrina e impastato di pietismo. Nemmeno a me piacciono quelle immagini leccate, quelle figure del sacro cuore che non possono ispirare alcuna devozione a persone dotate di buonsenso umano e soprannaturale. Ma non si dà prova di correttezza logica quando si trasformano certi abusi pratici, destinati a estinguersi da soli in problemi dottrinali e teologici. Se crisi c'è, è quella del cuore degli uomini, che non riescono, per miopia, per egoismo, per ristrettezza di orizzonti, a intravedere l'insondabile amore di Cristo nostro Signore. La liturgia con cui la Santa Chiesa celebra, fin dalla sua istituzione, la festa del Sacro Cuore, ha sempre offerto l'alimento della vera pietà, raccogliendo come lettura della Messa un testo di San Paolo, che ci propone tutto un programma di vita contemplativa, conoscenza e amore, orazione e vita, che si fonda proprio sulla devozione al cuore di Gesù. Dio stesso, per bocca dell'Apostolo, ci invita a percorrere questo cammino. Cristo abiti per la fede nei vostri cuori e così radicati e fondati nella carità, siate in grado di comprendere con tutti i santi quale sia l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità e conoscere l'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza perché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. La pienezza di Dio ci viene rivelata e ci viene data in Cristo, nell'amore di Cristo, nel cuore di Cristo perché è il cuore di colui nel quale abita corporalmente tutta la pienezza della divinità. Ma quando si perde di vista questo grande disegno divino, la corrente d'amore instaurata nel mondo con l'incarnazione, la redenzione e la Pentecoste, non si potrà mai comprendere tutta la ricchezza del cuore del Signore. La vera devozione al sacro cuore. Prestiamo attenzione al significato profondo racchiuso in queste parole, sacro cuore di Gesù. Quando parliamo del cuore umano, non ci riferiamo solo ai sentimenti, ma alludiamo a tutta la persona che vuol bene, che ama e frequenta gli altri. Nel modo umano di esprimerci, il modo raccolto dalle sacre scritture perché potessimo intendere le cose divine. Il cuore è considerato come il compendio e la fonte, l'espressione e la radice ultima dei pensieri, delle parole e delle azioni. Un uomo, per dirla nel nostro linguaggio, vale ciò che vale il suo cuore. Al cuore appartengono la gioia, gioisca il mio cuore nella tua salvezza, il pentimento, il mio cuore è come cera, si fonde in mezzo alle mie viscere, la lode a Dio e fonde il mio cuore liete parole la decisione di ascoltare il Signore. Saldo è il mio cuore, la veglia amorosa. Io dormo ma il mio cuore veglia. E anche il dubbio e il timore. Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in me. Il cuore non si limita a sentire. Sa e capisce. La legge di Dio si riceve nel cuore e in esso rimane scritta. La scrittura aggiunge ancora. La bocca parla dalla pienezza del cuore. Il Signore è apostrofa agli scrivi perché mai pensate cose malvagie nei vostri cuori e come sintesi dei peccati che l'uomo può commettere Gesù dice dal cuore provengono i propositi malvagi gli omicidi gli adulteri le prostituzioni i furti le false testimonianze le bestemmie quando la sacra scrittura parla del cuore non intende un sentimento passeggero che porta all'emozione o alle lacrime Parla del cuore, come testimonia lo stesso Gesù, per riferirsi alla persona che si rivolge tutta, anima e corpo, a ciò che considera il suo bene, perché là dove è il tuo tesoro, sarà anche il tuo cuore. Ecco pertanto che, considerando il cuore di Gesù, scopriamo la certezza dell'amore di Dio e la verità del suo donarsi a noi. Nel raccomandare la devozione al Sacro Cuore, non facciamo che raccomandare di orientare integralmente noi stessi, con tutto il nostro essere, la nostra anima, i nostri sentimenti, i nostri pensieri, le nostre parole e le nostre azioni, le nostre fatiche e le nostre gioie, a Gesù tutto intero. La vera devozione al cuore di Gesù consiste in questo, conoscere Dio e conoscere noi stessi, guardare a Gesù e ricorrere a Lui che ci esorta, ci istruisce, ci guida. In questa devozione non si dà altra superficialità che quella dell'uomo che non essendo interamente umano, non riesce a cogliere la realtà del Dio incarnato. Gesù crocifisso, con il cuore trafitto dall'amore per gli uomini, è una risposta eloquente, le parole sono superflue, alla domanda sul valore delle cose e delle persone. Gli uomini, la loro vita e la loro felicità, valgono tanto che lo stesso Figlio di Dio si dona a loro per redimerli, purificarli, elevarli. Chi non amerà quel cuore così ferito? si domandava un'anima contemplativa davanti a questo spettacolo. E continuava. Chi non ricambierà amore per amore? Chi non abbraccerà un cuore così puro? Noi che siamo di carne pagheremo amore con amore, abbracceremo il nostro ferito, al quale gli empi hanno trapassato mani e piedi, il costato e il cuore. Chiediamogli che si degni di legare il nostro cuore con il vincolo del suo amore e di ferirlo con la lancia, perché è ancora duro e impenitente. Sono pensieri, affetti, espressioni che da sempre le anime innamorate hanno rivolto a Gesù. Ma per intendere questo linguaggio, per capire veramente il cuore umano, il cuore di Cristo e l'amore di Dio, occorrono fede e umiltà. Frutto di fede e di umiltà sono le parole universalmente famose che Sant'Agostino ci ha lasciato. Ci hai creato, Signore, per te e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te. Quando si trascura l'umiltà, l'uomo pretende di appropriarsi di Dio e non nella maniera divina che Cristo ha reso possibile dicendo prendete e mangiate, questo è il mio corpo, bensì cercando di ridurre la grandezza divina ai limiti umani. La ragione umana la ragione fredda e cieca, che non è l'intelligenza che procede dalla fede, e nemmeno la retta intelligenza di chi sa gustare e amare le cose, si trasforma nell'insensatezza di chi sottomette ogni cosa alle sue povere esperienze banali, quelle che rimpiccioliscono la verità sovrumana e ricoprono il cuore di una crosta insensibile alle emozioni dello Spirito Santo. La nostra povera intelligenza si smarrirebbe se non ci venisse incontro il potere misericordioso di Dio, che rompe le frontiere della nostra miseria. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. E l'anima ritrova la luce, si riempie di gioia davanti alle promesse della Sacra Scrittura. Io ho progetti di pace e non di sventura, dice il Signore per bocca del profeta Geremia. La liturgia applica queste parole a Gesù perché in lui si manifesta pienamente in che modo Dio ci ama. Non viene a condannarci, a rinfacciarci la nostra indigenza, la nostra meschinità, viene a salvarci, a perdonarci, a scusare le nostre colpe, a portarci la pace e la gioia. Se riconosciamo il rapporto meraviglioso del Signore con i suoi figli, i nostri cuori cambieranno e ci renderemo conto che davanti ai nostri occhi si apre un panorama del tutto nuovo, ricco di rilievo, di profondità, di luce. portare agli altri l'amore di Cristo. Badate però che Dio non dice al posto del cuore vi darò la volontà di un puro spirito. No, ci dà un cuore, un cuore di carne come quello di Cristo. Io non ho un cuore per amare Dio e un altro per amare le persone della terra. Con il cuore con cui ho amato i miei genitori e amo i miei amici, con questo stesso cuore amo Cristo e il Padre e lo Spirito Santo e Maria Santissima. Non mi stancherò di ripetere che dobbiamo essere molto umani, perché altrimenti non potremmo neppure essere divini. L'amore umano, l'amore di quaggiù, quando è vero, ci aiuta ad assaporare l'amore divino. Pregustiamo in tal modo l'amore con cui godremo Dio e quello che intercorrerà fra di noi in cielo, quando il Signore sarà tutto in tutti. Questo incominciare a intendere l'amore divino ci spingerà ad essere più comprensivi, più generosi, più donati. Dobbiamo dare quello che riceviamo, insegnare ciò che impariamo, partecipare agli altri, senza montare in cattedra, con semplicità, la nostra conoscenza dell'amore di Cristo. Ciascuno di noi, nel realizzare il proprio lavoro, nell'esercitare la propria professione nella società, può e deve convertire la sua occupazione in un compito di servizio. Il lavoro ben fatto, che progredisce e fa progredire, che tiene conto dello sviluppo della cultura e della tecnica, svolge una grande funzione, sempre utile a tutta l'umanità, se a muoverci è la generosità e non l'egoismo, il desiderio del bene comune e non il proprio tornaconto, se è pieno del senso cristiano della vita. Quel lavoro è l'occasione per manifestare, nella stessa trama delle relazioni umane, la carità di Cristo e i suoi frutti concreti di amicizia, di comprensione, di calore umano, di pace. Come Cristo passò facendo il bene lungo le vie della Palestina, così anche voi, negli itinerari umani della famiglia, della società civile, delle relazioni professionali quotidiane, della cultura e del riposo, dovete compiere una grande semina di pace. Sarà questa la prova migliore che il regno di Dio è giunto al vostro cuore. Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita, scrive l'Apostolo Giovanni, perché amiamo i nostri fratelli. Questo amore però lo si vive solo se ci si forma alla scuola del cuore di Gesù. È necessario guardare e contemplare il cuore di Cristo, perché il nostro cuore si liberi dall'odio e dall'indifferenza. Solo allora sapremo reagire in modo cristiano davanti alle sofferenze altrui, davanti al dolore. Pensate alla scena narrata da San Luca, quando Gesù giunge presso la città di Nain. Gesù Vede il dolore di quelle persone con cui si imbatte per caso. Poteva passare a largo o aspettare che lo pregassero. Invece non se ne va né attende una richiesta. Prende l'iniziativa, mosso dall'afflizione di una vedova che aveva perduto tutto ciò che le restava, suo figlio. L'evangelista precisa che Gesù provò compassione. Forse si sarà commosso anche esteriormente, come per la morte di Lazzaro. Gesù Cristo non era, non è, insensibile alla sofferenza che nasce dall'amore, né gode di separare i figli dai genitori. Vince la morte per dare la vita affinché coloro che si amano siano vicini, pur esigendo anzitutto e sempre la preminenza dell'amore divino che deve informare ogni esistenza autenticamente cristiana. Gesù sa di essere circondato da una folla che rimarrà stupefatta davanti al miracolo e che ne proclamerà la notizia per tutta la regione. Ma il Signore non compie un gesto studiato. Si sente davvero toccato dalla sofferenza di quella donna e non può fare a meno di consolarla. Infatti le si avvicina e le dice non piangere, come per farle capire, non voglio vederti in lacrime, perché io sono venuto a portare sulla terra la gioia e la pace. Ed ecco il miracolo, manifestazione della potenza di Cristo Dio. Ma prima venne la commozione della sua anima, manifestazione evidente della tenerezza del cuore di Cristo uomo. Se non impariamo da Gesù, non sapremo mai amare. Se pensassimo, come alcuni, che conservare un cuore pulito, degno di Dio, significa non immischiarlo, non contaminarlo con affetti umani, la conseguenza logica sarebbe quella di renderci insensibili al dolore degli altri. Saremmo allora capaci soltanto di una carità ufficiale, arida senza anima, ma non della vera carità di Cristo, che è affetto e calore umano. Con questo non intendo avallare false teorie, tristi scuse per sviare i cuori allontanandoli da Dio e indurli in occasioni di perdizione. Nella festa odierna dobbiamo chiedere al Signore di concederci un cuore buono, capace di commuoversi per il dolore delle creature, capace di comprendere che per lenire le pene che accompagnano e non poche volte angustiano gli animi su questa terra, il vero balsamo è l'amore, la carità. Ogni altra consolazione serve al più per distrarre un momento, lasciando dietro a sé amarezza e sconforto. Per aiutare veramente gli altri, dobbiamo amarli di un amore di comprensione e di donazione, pieno di affetto e di consapevole umiltà. Il Signore, infatti, volle riassumere tutta la legge in quel duplice comandamento, che in realtà è unico: amare Dio e amare il prossimo, con tutto il nostro cuore. Forse ora pensate che a volte i cristiani, tu e io, non gli altri, dimenticano le applicazioni più elementari di questo dovere. Forse pensate al permanere di tante ingiustizie, agli abusi non aboliti, alle discriminazioni trasmesse da una generazione all'altra, sempre in attesa che si operi una soluzione radicale. Non devo, non è mio compito, proporvi le soluzioni pratiche di questi problemi. Però, come sacerdote di Cristo, è mio dovere ricordarvi ciò che dice la Sacra Scrittura. Meditate la scena del giudizio come Gesù stesso la descrive. Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero forestiero e non mi avete ospitato, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato. I cristiani, pur conservando sempre la più ampia libertà di studiare e di mettere in pratica soluzioni diverse, e godendo pertanto di un logico pluralismo, devono coincidere nel comune desiderio di servire l'umanità, altrimenti il loro cristianesimo non sarà la parola e la vita di Gesù, sarà un travestimento, un inganno di fronte a Dio e di fronte agli uomini. La pace di Cristo. Devo proporvi ancora una considerazione. Dobbiamo lottare senza cedimenti per operare il bene, proprio perché sappiamo che è difficile che noi uomini ci decidiamo seriamente a esercitare la giustizia e perché siamo lontani da una convivenza umana ispirata dall'amore e non dall'odio o dall'indifferenza. Non ignoriamo neppure che, quand'anche si riuscisse a ottenere una ragionevole distribuzione dei beni, e un'armonica organizzazione della società, non sparirebbe il dolore della malattia, dell'incomprensione e della solitudine, dell'esperienza dei propri limiti, della morte delle persone care. Davanti a queste amarezze, solamente il cristiano possiede una risposta autentica, una risposta definitiva, ed è questa, Cristo crocifisso, Dio che soffre e muore, Dio che dona il suo cuore aperto da una lancia come pegno d'amore per tutti. Nostro Signore detesta le ingiustizie e condanna chi le commette, ma rispetta la libertà di ogni individuo e permette pertanto che ve ne siano. Dio nostro Signore non causa il dolore delle creature, ma lo tollera perché dal peccato originale in poi il dolore è parte della condizione umana. Tuttavia il suo cuore, pieno d'amore per gli uomini, lo ha portato a prendere su di sé con la croce tutte le pene umane. La nostra sofferenza, la nostra tristezza, la nostra angoscia, la fame e la sete di giustizia. L'insegnamento cristiano sul dolore non propone un programma di facili consolazioni. È in primo luogo una dottrina di accettazione della sofferenza, la quale di fatto è inseparabile dalla vita di ogni uomo. Non vi nascondo, e lo dico con gioia perché ho sempre predicato e cercato di vivere, che dove c'è la croce c'è Cristo, c'è l'amore, che il dolore è si è facciato frequentemente nella mia vita e più di una volta ho avuto voglia di piangere. Altre volte ho sentito acquirsi la pena di fronte all'ingiustizia e al male. E ho assaporato l'amarezza dell'impotenza, quando, nonostante i miei desideri e i miei sforzi, non riuscivo a migliorare situazioni inique. Quando parlo del dolore, non ne parlo soltanto in teoria. E non mi limito a raccogliere le esperienze altrui quando insisto che se talvolta di fronte alla realtà della sofferenza sentite la vostra anima vacillare, il rimedio è guardare Cristo. La scena del Calvario proclama a tutti che le tribolazioni vanno santificate vivendo uniti alla croce. Le nostre afflizioni, infatti, vissute cristianamente, si trasformano in riparazione e in suffragio, in partecipazione al destino e alla vita di Gesù, che volontariamente. Per amore degli uomini, ha sperimentato tutta la gamma del dolore, ha conosciuto ogni sofferenza. Nacque, visse, morì in povertà. Fu combattuto, insultato, diffamato, calunniato e condannato ingiustamente. Conobbe il tradimento e l'abbandono dei discepoli. Assaporò la solitudine e le amarezze del supplizio e della morte. Ora lo stesso Cristo continua a soffrire nelle sue membra, nell'umanità tutta che popola la terra e della quale Egli è il capo, il primogenito, il Redentore. Il dolore fa parte dei piani di Dio. La realtà è questa, benché ci costi capirla. Anche per Gesù, come uomo, fu costoso sopportarla. Padre, se vuoi allontana da me questo calice. Tuttavia, non sia fatta la mia, ma la tua volontà. In questa tensione tra la ripugnanza per il supplizio e l'accettazione della volontà del Padre, Gesù va incontro alla morte serenamente, perdonando coloro che lo crocifiggono. Questa accettazione soprannaturale del dolore è al tempo stesso la massima conquista. Gesù, morendo sulla croce, ha vinto la morte. Dio suscita dalla morte la vita. Il contegno di un figlio di Dio non è quello di chi si rassegna a una tragica sventura, quanto piuttosto di chi si rallegra pregustando la vittoria. In nome dell'amore vittorioso di Cristo. Noi cristiani dobbiamo percorrere tutti i cammini della terra per essere con le parole e le opere seminatori di pace e di gioia. Dobbiamo lottare in questa guerra di pace contro il male, l'ingiustizia, il peccato, proclamando che l'attuale condizione umana non è quella definitiva e che l'amore di Dio manifestato nel cuore di Cristo otterrà il glorioso trionfo spirituale degli uomini. Ricordavamo prima gli avvenimenti di Nain, ora potremmo citarne altri perché i Vangeli sono pieni di episodi analoghi. Quelle narrazioni hanno commosso e commuovono sempre il cuore delle creature, perché non propongono soltanto il gesto sincero di un uomo che ha pietà dei suoi simili, ma rivelano anzitutto la carità immensa del Signore. Il cuore di Gesù è il cuore del Dio incarnato, dell'Emmanuele, Dio con noi. La Chiesa unita a Cristo nasce da un cuore ferito. Quel cuore, aperto sulla croce, ci trasmette la vita. Come non ricordare allora, anche solo per un momento, i sacramenti attraverso i quali Dio opera in noi e ci fa partecipi della forza redentrice di Cristo? Come non ricordare con particolare gratitudine il sacramento dell'Eucarestia, la nostra messa, che rinnova in modo incruento il santo sacrificio del Calvario? Gesù ci si dona come alimento. Gesù, venendo a noi, trasforma tutto e nel nostro essere si manifestano forze, l'aiuto dello Spirito Santo, che riempiono l'anima e informano le nostre azioni, il nostro modo di pensare e di sentire. Il cuore di Cristo è la pace dei cristiani. Il fondamento della donazione che il Signore ci chiede non consiste soltanto nei nostri slanci e nelle nostre forze, così spesso deboli o impotenti. Consiste innanzitutto nelle grazie che l'amore del cuore di Dio fatto uomo ci ha ottenute. Pertanto possiamo e dobbiamo perseverare nella nostra vita interiore di figli del Padre nostro che è nei cieli, senza dar adito alla stanchezza e allo scoraggiamento. Mi piace far considerare che il cristiano è chiamato ad esercitare la fede, la speranza e la carità nella sua comune esistenza quotidiana, nelle occasioni più semplici, nelle circostanze abituali della sua giornata. Perché è qui che si rivela la condotta di un'anima che riposa in Dio, ed è qui che l'esercizio delle virtù teologali porta la gioia, la forza e la serenità. Questi sono i frutti della pace di Cristo, la pace che il suo cuore sacratissimo ci porta, perché, ricordiamolo ancora una volta, l'amore di Gesù per gli uomini è un aspetto insondabile del mistero divino, dell'amore del Figlio per il Padre e lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo. Il vincolo d'amore tra il padre e il figlio trova nel verbo un cuore umano. Non è possibile parlare di queste realtà centrali della nostra fede senza avvertire i limiti della nostra intelligenza e la grandezza della rivelazione. Ma pur non potendo abbracciare queste verità, pur avvertendo che la nostra ragione resta sbalordita davanti ad esse, umilmente e fermamente le crediamo, fondandoci sulla testimonianza di Cristo. Sappiamo che è così. Sappiamo che l'amore, dal seno della Trinità, si effonde su tutti gli uomini per mezzo dell'amore del cuore di Gesù. Quando viviamo nel cuore di Gesù e ci uniamo strettamente a Lui, ci trasformiamo in dimora di Dio. Chi mi ama, dice il Signore, sarà amato dal Padre. E allora Cristo e il Padre, nello Spirito Santo, vengono nell'anima e vi stabiliscono la loro dimora. Quando comprendiamo? anche solo un po' queste cose, il nostro modo di essere cambia. Abbiamo allora sete di Dio e facciamo nostre le parole del Salmo, Mio Dio, all'aurora ti cerco, di te ha sete l'anima mia, a te anela la mia carne, come terra deserta, arida, senza acqua. E Gesù, che ha acceso i nostri desideri, ci viene incontro e ci dice, Chi ha sete, venga a me e beva. Ci offre il suo cuore, perché sia il nostro riposo e la nostra fortezza. Quando ci decideremo ad accettare la sua chiamata, sperimenteremo che le sue parole sono vere. La nostra fame e la nostra sete aumenteranno fino a desiderare che Dio stabilisca nel nostro cuore il luogo del suo riposo e che non allontani mai più da noi il suo calore e la sua luce. Ignem veni mittere in terram, et quid volo nisi ut accendatur. Sono venuto a portare il fuoco sulla terra. E che cosa voglio se non che arda? ci siamo avvicinati un po al fuoco dell'amore di Dio. Lasciamo che la sua forza muova le nostre vite e alimentiamo il desiderio di portare il fuoco divino da un estremo all'altro della terra, facendolo conoscere a chi ci circonda, affinché tutti possano giungere alla pace di Cristo e trovino in essa la felicità. Un cristiano che vive unito al cuore di Gesù non può avere che questa meta, la pace nella società, la pace nella Chiesa, la pace nella propria anima. La pace di Dio che sarà perfetta quando verrà a noi il suo regno. Maria, regina Pacis, regina della pace, tu che avesti fede e credesti che si sarebbe compiuto l'annuncio dell'angelo, aiutaci a crescere nella fede, a essere saldi nella speranza, profondi nell'amore, perché questo vuole da noi tuo figlio, mostrandoci oggi il suo sacratissimo cuore.